un'idea geniale, che Fontana si sposta in città, no? E l'altro non sceglie il nuovo, ma sceglie Sassi. Lo dirò, no, vabbè. Io non potevo morire, ho presentato questa cosa qui, che io ho questa presentazione di Perignano. Convention tra istituzioni e cardinali. Io sono vice assessore poi lo chiamiamo e che è il suo lui è una con rigore. Dunque, cosa facciamo senza microfono? Sì, ne abbiamo tanto il G7. Grazie, grazie. No, io poi facciamo una relazione. Io facciamo un altro. Saluto il benvenuto a voi. Quindi il ringraziamento. Io provo a fare e poi possiamo cominciare. Io faccio una breve rapida relazione, questa mia relazione, parlando soprattutto di Otana, che mi ha parlato della storia degli studi. Carasso lo conosce, no? No, ecco, consentiteci di dare il benvenuto agli amici e in particolare all'amministrazione comunale di Ottana, che è venuta, ha scelto Sassari, non ha scelto Nuoro, essendo in provincia di Nuoro, ha scelto Sassari ma per motivi molto semplici, perché a Sassari c'è una università e da tempo, diciamo, alcuni studiosi di questa università da tempo, da molto tempo, ahimè, hanno lavorato e studiato i problemi del carnevale, tra i quali appunto il carnevale di Ottana. Per cui in questo momento, prima di fare, poi successivamente, cercherò di dirigere le feste, siamo in atmosfera di carnevale, oggi è giovedì grasso. Perché poi, fra l'altro, ragazzi, il problema è anche questo, che gli amici di Ottana ci hanno fatto una grande offerta. Dopo ci sarà un buffet per tutti quanti voi, ci sarà da degustare alcune cose, che non è male in questa situazione di crisi trovare qualcosa da mettere sotto i denti, ma al di là di questo, al di là di queste faccenze carnevalesche, che è sempre bene in questo periodo di freddo rallegrarci con queste cose, ecco, mi corre l'obbligo adesso, stando un po' molto serio, di ringraziare in particolare il sindaco di Ottana e tutta l'amministrazione di Ottana e tutta la cittadinanza di Ottana, che qui sono i rappresentanti, che ci hanno, diciamo, pure regalato questa giornata, questo giovedì grasso, in modo molto intelligente, facendo innanzitutto un piccolo seminario, un piccolo dibattito, vedremo come metterlo su, ci dimostreranno alcune cose, ci faranno vedere alcune cose, facendo appunto cultura e nello stesso tempo, diciamo, pure scenografia, proposta appunto di che cosa è un carnevale particolare, abbastanza specifico. Mi fermo e do la parola alla appunto Gian Paolo Marras, sindaco di Ottana, che
saluta al punto e ci porta la presenza della cittadinanza. Grazie. Tanto grazie a voi per averci ospitato, benvenuti e bentrovati in questo momento di seminario, in questo momento di riflessione. Per noi è stato naturale pensare a questo dipartimento e all'Università di Sassari, perché già dall'anno scorso abbiamo in qualche modo avviato un dialogo e vorremmo approfondirlo sempre di più. Anche perché Ottana è un carnevale tra i più usati, tra i più strapazzati, però in realtà se dobbiamo analizzare nel dettaglio alcune cose dovremmo anche dire che è uno dei carnevali meno studiati, meno approfonditi. Di qui è nata l'idea di mettere su dei momenti di riflessione prima, e speriamo che possano approdare anche in qualcosa di più, tipo una pubblicazione nel corso degli anni. Questo è l'obiettivo che come sindaco e come amministrazione abbiamo in mente di portare avanti. Chiamare riflessione in questo momento è stato anche semplice, nel senso che un momento di condivisione su quello che succede a Ottana in quel periodo. Anche qui dovremmo parlare di periodo e non di carnevale, giusto per cominciare a inquadrare i temi, perché comunque si tratta di un periodo che va dal 16 di gennaio e che si chiude il martedì di carnevale. All'interno di questa che io chiamo una parentesi temporale, Ottana è diversa. È diversa nei comportamenti. Ottana è un paese dove c'è un carnevale spontaneo, per cui tutto quello che succede è frutto dell'improvvisazione, non è frutto di una impostazione, non è frutto di una elaborazione di un gruppo che fa le prove e poi esce e dà spettacolo. È un qualcosa che a Ottana si sente, e lo sentiamo già da piccoli, dal bambino per strada. Subito dopo Natale c'è già un'atmosfera strana, i bambini vanno con lo zainetto a tracollo e saltano quando vanno a scuola, giusto per dare l'idea della dimensione di quanto veramente sia una cosa sentita. Dovremmo in realtà inquadrare anche dal punto di vista geografico e storico Ottana. Ottana è al centro dell'isola, io la chiamo la vera porta della Barbagia, un punto di passaggio e un grande fiume che solca il suo territorio. E probabilmente questo è stato un elemento importantissimo per lo sviluppo. Abbiamo presenze a livello storico già nuragiche, pre-nuragiche, nuragiche, poi la presenza dei romani, dei bizantini e poi il grande peso sociale, religioso, con tutte le conseguenze a livello politico della presenza della sede vescovile che abbiamo perso nel 1503. E quindi ecco, a fronte di tutta una importanza storica del paese di Ottana, dobbiamo segnalare che in tutto questo percorso, in tutti questi secoli, abbiamo saputo mantenere questa tradizione. Una tradizione che è stata passata come se fosse stata passata da generazione in generazione con un testimone e che è arrivata nei tratti importanti in modo puro. A Ottana abbiamo ancora pressoché intoccato l'elemento taurino ed è l'unico posto nel Mediterraneo dove la figura taurina è presente ed è identificata e individuata col nome su voi. Ecco perché ci sono dei tratti significativi che appartengono solo a Ottana. Questi tratti li abbiamo saputi mantenere e lo dico con molta tranquillità. Ottana non ha avuto bisogno di essere riscoperto. Il carnevale di Ottana c'è sempre stato. Abbiamo testimonianze di chi ha scritto sul carnevale, abbiamo testimonianze anche di
dell'epoca storica recente, già dai primi dell'Ottocento, di memoria storica, per cui non è venuto uno studioso a dire guardate che facevate così, guardate che le maschere erano fatte così. Noi ancora oggi conosciamo i nomi, i cognomi e i soprannomi di chi faceva le maschere, quindi abbiamo anche maschere. Questo per dire che c'è stata una continuità nonostante le traversie storiche, l'ultima le guerre e poi la malaria che hanno rischiato di decimare il paese. A fronte di questa situazione, cosa rimane oggi? Rimane oggi una tradizione viva. Rimane oggi la cosa più importante che succede in una piccola comunità durante l'anno, che durante l'anno non viene richiamata spesso, perché c'è un qualcosa che inibisce. Finita la parentesi del carnevale, le maschere venivano nascoste, perse, sono pochi i modi di dire rispetto al carnevale utilizzati durante il resto dell'anno. Però tutto si risveglia in quel periodo. Ecco allora che il Carnevale di Ottana assume anche una valenza oltre che culturale e antropologica, con dei connotati molto, molto importanti, perché il Carnevale è vivo. I protagonisti sono già dal giorno di Sant'Antonio, sono per esempio gli stessi confratelli che quando io ero piccolino, per esempio, ricordo una volta messo il santo in chiesa, dopo 10 minuti li vedevi mascherati. Quindi c'è anche questo aspetto del sacro e profano che si sfiora in qualche modo. A Ottana ci si maschera il 16, dopo che il prete ha benedetto il fuoco. Altrove ci si maschera i giorni dopo. Ottana invece no, è un modo dove le cose quasi si mescolano, e alcuni anni, a dire la verità, non si aspetta neanche, perché c'è la spontaneità, non si aspetta neanche che il prete abbia benedetto il fuoco e si può anche vedere in giro le maschere proprio durante la messa. Ecco, per questo, per tracciare un po' la linea e dare i giusti lineamenti all'importanza che ha per un piccolo paese questo evento. Noi, la nostra delegazione oggi, ci riteniamo fortunati ad abitare in un paese di questo tipo, perché abbiamo dei ricordi, dei modi di fare, di pensare legati al carnevale, ma anche per esempio delle cose che ti restano impresse, il profumo del pelo delle maschere, che magari anche quando quelle vecchie che venivano fatte a spiedo e i buchi avevano il sapore del bruciato, e quindi quando venivano in qualche modo sudate, ti rimane impresso questo profumo del legno, ma ti rimane impresso anche quando vai nelle case o nei vicoli il profumo dei dolci, e quindi c'è la completezza dell'evento carnevale che si mescola, non solo la mascherata ma anche l'entrata nelle case, dove è lì la vera importanza, perché è lì che veramente c'è qualcosa che non si potrà mai studiare, perché quello dipende dalla confidenza di chi si maschera e di chi ospita. Quindi ci sono delle cose che direi non sembri campanilismo, insomma, ci sono delle cose che altrove sono ormai, se c'erano, perse, e comunque non di questa portata. Ecco. Chiudo dicendo che le cose poi verranno giusto riprese anche dopo da chi mi seguirà. Le figure del Carnevale di Ottana sono chiare, come ho detto prima, su Voe, su Merdule, che rappresenta chi deve domare, su Voe, o in qualche modo è una figura che accompagna, come la Filonzana. Ecco, le figure principali del nostro Carnevale sono queste. E queste probabilmente dovrebbero essere in qualche modo approfondite, in qualche modo indagate.
ho detto prima che una riflessione aggiuntiva in chiusura. Le maschere di Ottana sono quelle più abusate a livello di immagine, a livello mediatico, voi perché sono particolari, uniche se vogliamo, però sono quelle che sono in qualche modo più trascurate e meno approfondite dal punto di vista antropologico e comunque culturale nel senso più generico. Con questi momenti noi vogliamo in qualche modo colmare questo gap e portare a conoscenza di tutti un po' di tradizione, ma soprattutto mettere un po' di curiosità, di modo che anche altri, in modo più autonomo possibile, in modo più indipendente possibile, approfondire gli studi. Vi ringrazio ancora, spero che troviate interessanti le cose che verranno dette. Grazie. Ringrazio il professor Azzori e mi complimento con l'organizzatore di questo convegno, sia con quelli interni strutturati con l'università che con quelli dell'amministrazione comunale di Ottana. Mi complimento con loro per la passione che ci stanno mettendo, con l'impegno, si vede proprio traspare dalle parole la grande convinzione di quello che si è detto e l'impegno che si fa per cercare di mantenere viva una tradizione che io non so a quando risalta, probabilmente si perderà nel tempo, nei secoli e secoli. Io credo che sia molto importante mantenere viva questa tradizione, perché soprattutto in un momento in cui stiamo andando, ormai ci siamo in un'era globalizzata, generalizzata, in cui si stanno eliminando, perdendo quelle che sono le radici particolari di un singolo territorio per andare a cercare quello che accomuna o che unisce e che pure è importante, però io credo che sia altrettanto importante mantenere quello che ci caratterizza, quello che può servire per, non dico per scoprire, ma per mantenere la nostra identità. Ecco, noi dobbiamo essere pronti a buttarci nella mischia, andare a confrontarci con tutti gli altri, però forti delle nostre caratteristiche. Le nostre caratteristiche sono queste: tradizioni popolari, cultura materiale, cultura immateriale. Ecco, il senso di ospitalità che ricordava il sindaco non c'è dappertutto, c'è in Sardegna c'è più in certi posti che in altri, c'è nei paesi più che nelle città. È un dato di fatto di cui in qualche modo bisogna tenere conto, e chi ce l'ha se lo deve giustamente vantare. Io credo che sia impossibile, o quasi, anche durante il carnevale, quando tutto potrà scendere, che uno straniero, un forestiero, ecco, possa permettersi di andare a sbicciare dentro una casa di Sassari, perché lo guarderebbero male. E invece ci ha detto il sindaco come il profumo dell'ospitalità, ecco, pervada questa atmosfera, questo ambiente di Ottana. Ci augureremo che questa caratteristica poi si possa espandere anche agli altri centri vicini, che possa durare non solo per il periodo limitato dal 16 giugno fino alla fine del carnevale, ma dal 16 gennaio, ma serva per caratterizzare ancor più un paese che ha tradizione. Io ho un legame con Ottana, io sono amico di padre Fenudi, del padre Riccardo, l'ho conosciuto e lo conosco da prima che decidesse di fare il frate, perché la sorella Immacolata era collega di studi di mia moglie a Cagliari, e quindi insomma ho vissuto l'esperienza di Riccardo, anche il travaglio prima che decidesse di entrare in crisi. E un'altra cosa che mi lega in particolare modo a Ottana è il retablo di Mariano IV, insomma. E io faccio storia medievale, quindi scusatemi questa digressione, ma insomma, credo che Mariano IV sia forse la figura, anzi, sì, adesso abbiamo avuto due presidenti della Repubblica in tempi recenti, però io credo che forse il più grande personaggio che la storia della Sardegna abbia espresso sia Mariano IV, per la capacità che ha avuto di opporsi. Ecco, è un sentimento nazionale quello di cui lui è l'espressione. Ecco, questo sentimento nazionale che ho risentito con piacere nelle parole dell'amministrazione comunale, e che credo che debba essere recepito nel senso positivo chiaramente del termine, anche dall'ambiente. Finisco, non voglio essere eccessivamente lungo, ringrazio l'organizzatore e mi auguro che questa tradizione di un confronto con le diverse realtà locali possa contribuire a ravvivare ancora di più questo senso di identità che in parte si sta perdendo e che comunque merita di essere recuperato e condiviso da tutti.
buon lavoro. È una cosa molto importante, la parola al neo direttore del Dipartimento di Storia e Scienze dell'Uomo e della Formazione, è neo eletta, ragazzi. I presidi mancano, non ci sono più, non ci saranno più i presidi di facoltà, ci sono solo i direttori dei dipartimenti. Tre, erano 11 facoltà nel passato e adesso ci sono 13 dipartimenti, per cui ci si laureerà col titolo appunto del dipartimento, non più della facoltà. Questo è così, avviene questo. Vi ringrazio molto per gli auguri, perché ho proprio necessità. Sono stata eletta una settimana fa e ho potuto constatare che il lavoro è troppo eccessivo. Fra l'altro non abbiamo grandi mezzi, cioè ci stiamo proprio organizzando, perché anche le norme legislative sono ancora a livello iniziale, devono essere tutte regolamentate, e quindi pensate un po', stiamo camminando a vista. Comunque grazie tante. Allora io voglio ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale, l'associazione culturale Savilonzana, che credo lavori in collaborazione con l'amministrazione comunale, che tanto fa per il paese di Ottana. Il nostro non è un primo incontro, diciamo che è un lavoro che è iniziato già dall'anno scorso e che sta continuando e che vorrei che continuasse. Mi piacciono molto queste iniziative che collegano quella che è l'università con il territorio. È molto importante che ci siano dei collegamenti, che l'università vada nel territorio e che il territorio venga all'interno dell'università. Mi sembra un punto fondamentale per andare avanti, per collaborare, perché non soltanto cresca il territorio, ma queste iniziative arricchiscono l'università. Quindi stiamo lavorando, diciamo, a livello orizzontale per estendere tutte le fila di collaborazione con il territorio. L'università senza il territorio non può andare avanti. Quindi grazie a tutti voi che siete venuti qui e che ci avete onorato con la vostra presenza. E oggi possiamo discutere, dobbiamo discutere del Carnevale, però vorrei che la collaborazione che noi abbiamo iniziato possa continuare anche per tutta un'altra serie di sistemi culturali che non riguardano soltanto il Carnevale, ma che possono riguardare diversi aspetti del territorio. Io faccio parte all'interno dell'università di un corso di laurea in beni culturali. Vorrei che questo corso di laurea si aprisse sempre di più al territorio e che continuassero le collaborazioni. Non so se intervenire adesso e dire alcune cose su quello che è il Carnevale, anche per dare alcuni spunti per la discussione. Mi è piaciuto molto il discorso del sindaco, che poneva problemi che noi antropologi stiamo discutendo da diverso periodo. In effetti questo discorso si ferma su due categorie, che sono da una parte la tradizione, da una parte il cambiamento e dall'altra parte quella che è la storia, cioè una storia è un mondo culturale, i sistemi culturali
perché, come ci dicono molti studiosi, non si può fermare, cioè la storia va avanti, la storia progredisce. Che cosa significa questo? Significa che quello che noi nel passato abbiamo chiamato tradizione si sta perdendo. Da quello che ho sentito mi sembra proprio che questo non si stia perdendo. E allora quello che noi chiamiamo tradizione certamente è una tradizione da intendere con una modalità diversa rispetto al passato, perché noi come tradizione intendevamo un qualcosa di fermo, immobile, che continuava così per tanti anni. Questo lo pongo come problema per la discussione. È la tradizione che è collegata a dei sistemi culturali, del resto il carnevale è un sistema culturale di una determinata comunità, questo sistema culturale quindi continua all'interno di una tradizione che cambia, ma con tempi lunghi di cambiamento. Questo è uno dei problemi. E il termine tradizione credo che possa essere sostituito oggi con una parola più utilizzata, più usata, che è quello di identità, le identità locali. Ecco, le identità locali sono, credo, le forme culturali più importanti e necessarie e che ci dovrebbero salvaguardare da tutto quello che è un mondo globalizzato, liquido, in continuo cambiamento e che noi non possiamo quasi storicizzare, anche perché nel momento stesso in cui iniziamo a studiare un fenomeno, quel fenomeno è già cambiato, quindi e questa non è una cosa molto bella per tutti noi che abbiamo delle identità, che dovremmo avere delle radici. Mi piace molto tutto quello che dice il sindaco. Io sento l'odore delle maschere, per esempio, l'odore del legno, che questa è una cosa molto bella, è una cosa che ci può salvare da un mondo che cerca di unificare tutti, cerca di fare in modo che tutti i carnevali siano uguali, e questa è una cosa dalla quale noi dobbiamo rifuggire, perché tutti i carnevali devono essere diversi, tutti i carnevali devono avere la loro specificità, tutti i carnevali devono avere un significato, un senso e una funzione all'interno delle località che esprimono questo carnevale, anche perché questi carnevali, che sono gli habitus delle comunità, sono diciamo formati, io lo dico con altre parole, il sindaco l'ha detto con, ma stiamo dicendo la stessa cosa, sono dati dai comportamenti sociali, dalle disposizioni, dalle inclinazioni, dalle propensioni, dalle abitudini di tutte le nostre località, e questi sistemi culturali, così come le nostre località, così come le nostre identità e le nostre specificità, io credo che debbano essere salvaguardate in uno studio di collaborazione fra quella che è l'università e estendendo le conoscenze delle nostre e unendole alle conoscenze locali in uno spirito di collaborazione intersoggettiva. Questo è quello che
l'università credo auspica, e quindi vi ringrazio molto per essere venuti qui nelle nostre aule, diciamo, per parlare di tutto questo. Grazie ancora. Guarda, adesso che non ci siano soltanto parole, perché c'è il rischio che la parola a noi, è previsto un documento, diciamo, di tipo storico e monumentale da un punto di vista dell'antropologia visuale. Sono delle immagini riprese da un etnomusicologo che girò la Sardegna negli anni 50, Fridolin Weisbent, un danese, che per poter fare le sue ricerche etnomusicologiche si unì ad un circo equestre che allora girava per tutti i paesi della Sardegna e giunse anche ad Ottana. E giunse in periodo di carnevale, per esempio, e fece delle fotografie estremamente interessanti, oltre ad aver documentato le nostre tradizioni etnomusicologiche, perché se c'è stato un lavoro importante con le trascrizioni in pentagramma sulle note, sulle launeddas, l'ha fatto Weisbent. Pensate un po' che Weisbent pubblicò della launeddas nel 1963-64 e ebbe un premio Taormina. I sardi non ci badarono neppure, perché molto spesso non curano il proprio patrimonio culturale. Successivamente, dopo 30 anni circa, hanno pensato a recuperare questa cosa, che mentre ci badarono i siciliani con il premio Taormina. Vabbè, ma lasciamo perdere queste lagnanze. I primi studi sulla Sardegna sono stati fatti dai viaggiatori. Che non sono sardi, vabbè, ma no, vabbè, non sono sardi. Ma vabbè, adesso vediamo queste immagini che sono state realizzate, pensate un po', negli anni 50. La maggior parte di voi era in mente dei. Non esisteva. Vabbè, comunque, ecco, prego, allora, ecco, ci spostiamo in modo tale. No, mentre diciamo qualcos'altro su Weisbent, è stato, come vi ho potuto notare, un grande studioso. Purtroppo Weisbent è morto giovane, era danese, e ha imparato a capire, a quasi parlare il sardo, le diverse parlate sarde, il che non è poco. Veramente, non solo le distinzioni tra le diverse parlate lugudorese barbaricino, capiva anche il fonnese, che non so chi sappia che la parlata fonnese non è semplice, con tutte le aspirate che si ritrova. Allora, quasi ci siamo, partendo, siamo lenti, no, ci siamo. Allora, forse
Bisognava scaricarle nel computer, ho già scaricato il computer. No, è già posto. Comunque giusto. Fare pesante. Sì, sono anche fatto un po' per andare con la faccia. Volevo giusto. Ecco, sì, si appoggia il microfono in modo tale che commenti quello che si vedrà. Sì. Buongiorno a tutti, io sono Pietro Fro, faccio parte dell'associazione appunto Iscandola di Quarto Sant'Elena. Il nostro presidente Dante Olianas purtroppo per motivi di salute non ha potuto partecipare, mi ha incaricato di presentarvi quello che è stato il lavoro di Benson in Sardegna nel 1958. Questo personaggio, come ha accennato il professore, è un personaggio tipico del nord Europa, era un giovane danese nato nel 1936, e arrivò in Sardegna nel 1952 come viaggio premio per il termine degli studi. Il dottorato di ricerca. Esatto, e la cosa curiosa dalla sua corrispondenza risulta che come mai scelse proprio la Sardegna? Perché considerava la Sardegna come l'India. Almeno per i danesi, in quel periodo la Sardegna era vista come un paese esotico come appunto l'India. Arrivò qui in Sardegna, esattamente a Sassari, proprio qui a Sassari, dopo 60 anni, dal 52 al 2012, riparte l'avventura di Benson. Arrivò a Sassari, ebbe anche contatti con l'Università di Sassari e conobbe, proprio nel periodo in cui stava qua, una famiglia di Martis, la famiglia Micaleddu. Tramite la famiglia Micaleddu riuscì a conoscere gli dintorni di Sassari e li visse, come dire, in primo piano. Perché? Perché aveva un budget giornaliero di 100 lire, viveva, esatto, Vincenzo. Attualmente è un discendente, credo sia un nipote. Fa ecografia, è il migliore ecografo che ci sia in Sardegna. E appunto aveva, cioè, è amante della Sardegna. E quindi è riuscito anche a trasmettere al nostro amico Benson. Benson che era tratto di un'apertura mentale unica per il periodo. Questo è proprio lui, è proprio Benson quando decide di partire, questo è un viaggio successivo, nel 57 per la Sardegna, poi questa immagine la rivedremo e ci sono alcune curiosità. Diciamo, aveva un budget giornaliero di 100 lire, e dormiva in campagna, non si metteva nessun problema, e viveva, come scrive dalle lettere, mangiando pane e pomodoro. Qual è stata la capacità di Benson? È quella di riuscire ad entrare con confidenza, con delicatezza e con grande sintonia nelle case dei sardi. E in questo caso c'è un'immagine molto curiosa dove al centro, intanto, vabbè, forse l'elemento principale sembra la padrona di casa felicissima di partecipare a una registrazione del marito suonatore di Leonidas, e Benson, già dall'aspetto fisico un vichingo, che registra e guarda e osserva, tra l'altro, negli occhi il nostro suonatore. La macchinetta registratore che gli era stata concessa in prestito dall'Università di Copenaghen, tra l'altro l'abbiamo vista, è ancora conservata nell'archivio del folklore dell'Università di Copenaghen. Dicevo, la sua sensibilità è stata questa, riuscire a catturare l'anima dei sardi con molto rispetto, con molto affetto anche nei confronti delle persone che in tutto il percorso, in questi anni che è stato in Sardegna, poi lui ha conosciuto. È riuscito a guadagnarsi la stima di tutti. Ha conosciuto un ambiente, tra l'altro, molto difficile. Non era rose e fiori, nel senso i grandi suonatori, per esempio, di Leonidas si facevano la guerra uno con l'altro. Quindi se loro sapevano, uno di loro sapeva che aveva fatto delle registrazioni, delle interviste a un loro concorrente, potevano anche negargli l'intervista. Quindi è riuscito anche, aveva grandi doti diplomatiche. È il famoso Circo Zanfretta. Quando è tornato nel 52, prima nel 52, poi nel 55, i mezzi economici erano pochissimi. Cosa ha fatto? Assieme all'allora fidanzata e il suo amico Andreas, che poi è diventato un editore, si sono affiliati al Circo Zanfretta. Il Circo Zanfretta è rimasto un po' mitico. Era un po' il circo sgangherato, se vogliamo. Non avevano. Era un ottimo circo, sì. L'ho conosciuto, il mio paese. Poiché sono l'ultimo dei bracconieri di Capotesta. Ah. Io lo veniva ogni anno il Circo Zanfretta, era straordinario. Ho conosciuto Benson. Ah, sì. Suonava il violino, certo, sì, era bravissimo. Cioè, siccome ho l'età che ho, però ho conosciuto, era bravissimo. Siete coetanei.
No. Era del 36. Sì. Però è curioso, dalle lettere, appunto, dalle corrispondenze, diceva che in questo circo non c'era una zebra, ma c'era un asino che veniva dipinto a strisce bianche e nere. Però questa, per loro era una cosa straordinaria, faceva divertire la gente. Sì, stiamo parlando degli anni 50. No. Infatti, per lui che veniva dalla Danimarca, insomma, era un'immagine singolare. E adesso se riusciamo ad andare avanti. Ecco, questa è una cartolina, una lettera cartolina che ha scritto proprio Benson nel 52, stando qui a Sassari, poi spedita alla madre, è stata poi donata all'associazione da parte della sorella, tra l'altro cartolina sponsorizzata, dove dietro indica il suo soggiorno a Sassari, infatti è Sassari 1952, dove descrive appunto che aveva questo piccolo budget giornaliero e riusciva in qualche modo a sbarcare il lunario e sperava, era tantissimo, però per loro insomma... E infatti spera in questa lettera di potersi acquistare un asino in modo tale da poter poi fare le ricerche in maniera più semplice, anche perché i mezzi erano veramente di fortuna. Quando rientra nel 57, ed è questo il periodo in cui rientra ad Ottana, cosa fa? Si organizza la vecchia Nimbus. La vecchia Nimbus era una vecchia moto degli anni 50, che in questo caso lui toglie le sidecar che c'era a fianco e costruisce questo piccolo cassone, qua si vede. Questo cassone che verrà poi utilizzato per trasportare tutta l'attrezzatura per le registrazioni. Quindi gira la Sardegna, questo è infatti il suo arrivo a Cagliari. Tra l'altro a Cagliari viene poi ospitato da un suo amico, Aristide Murro, che è scomparso qualche anno fa, è professore di liceo. Con questo attrezzo, con questa vecchia Nimbus, gira tutta la Sardegna. Rientra poi nel 65, dal 65 al 69, dove fa un soggiorno importantissimo a Nule, dove ci sono delle importanti registrazioni, il famoso diario. Queste sono le tessitrici di Nule appunto nel 57, questa. La prima donna a sinistra, l'unica col fazzoletto, è zia Michela Goloro. Zia Michela Goloro è morta forse proprio l'anno scorso, nel 2011. È stata una grandissima informatrice per Benson, perché dove non riusciva ad arrivare Benson e la moglie di Benson, riusciva zia Goloro, perché riusciva a entrare nelle case col registratore di Benson e praticare le stesse le registrazioni. Ha scritto una cosa importante, zia Michela ha scritto un diario, gli è stato consegnato un quaderno da parte di Christian, l'amico di Benson, dove le ha annotato tutta la storia della sua vita e la vita degli abitanti di Nule, libro che poi è stato proibito per un certo periodo di tempo, poi è stato anche pubblicato. E come abbiamo detto prima, nel 66 poi diventa direttore di un museo etnografico in Svezia e pubblica nel 69 due libri della Unedas, Le musiche dei sarti. Nel 58 il soggiorno ad Ottana. Ad Ottana passa due volte, almeno così ci dicono le cronache, la prima volta con Cicco Zanfretta e la seconda invece, questo non ci serve, la seconda volta invece passa con la vecchia Nimbus, quindi con la moto, e lì si trattiene per un periodo. Capita proprio nel periodo del carnevale e lì abbiamo la fortuna di avere una serie di scatti fatti proprio nel periodo. Questa è un'immagine, ci dicono, dall'archivio di Ottana. Io non so se riuscite poi a collocarla in qualche zona del paese, ma non ci sono, non abbiamo altri riferimenti, però è indicata nel catalogo come foto scattata ad Ottana. E non ha fatto solo scatti nel paese, ma si è avvicinato anche nelle campagne e lì è riuscito a fotografare Pinnettoso, la mungitura. Perché la cosa particolare, non aveva paraocchi, nel senso non aveva un campo sul quale dedicarsi o dedicarsi esclusivamente. Aveva questa fortuna, questa grande apertura mentale che qualsiasi cosa riusciva a catturare la sua attenzione. Anche questa è un'immagine che tra l'altro sono scatti sicuramente istantanei, non ci sono pose perché vedo che... immagino poi le riconosciate perché nel 58 insomma sono persone ancora magari in vita. Sicuramente era giornata di festa perché dall'abbigliamento, dall'utilizzo del cavallo in questo modo era. Questo è un ballo all'interno di Nuzzilleri, un classico. Sul Duddu. Ah sì, proprio questo. Sul Duddu. Questo è il padrono del bar. Quello che suona? Sì. Perfetto. Devo dire che questa è un'immagine che poi è stata ingrandita, ha fatto un po' il giro del mondo con una mostra. Ha registrato il gioco della morra, che per lui era un altro elemento di grande stupore, e queste sono le prime immagini del carnevale. Immagino, io per l'esperienza che ho del carnevale di Ottana, non mi pare che sia cambiato molto, se non giusto il contorno urbanistico,
però la spontaneità dei personaggi mi pare che non sia effettivamente cambiata. Le maschere, ci sono diverse tipologie, molte forse non riusciamo più a trovarle per strada, adesso vediamo magari quelle più, forse più accattivanti, più perfette, ma vedo che sono delle maschere anche particolari, molto più primitive. Gli scatti, devo dire, per essere scatti istantanei sono perfetti, la qualità con la vecchia macchinetta fotografica che aveva sono... Aveva una Leica. Sì, una Leica, un rullino, quindi d'avventura proprio. Sì, era una signora macchina, però come lo utilizzava lui, devo dire, era veramente stato un bravissimo fotografo. E non capisco se questa immagine sia un ballo o se sia semplicemente un ballo. È un ballo, perché la posizione delle braccia, sì, è un po' scomposto. Posso fare un'introduzione? Certo. C'è uno... più o meno è del 57 se non sbaglio, non sì. C'è un altro documentario girato da un noto etnoregista, documentarista etnografico che non c'è più, si chiama Fiorenzo Serra, che è intitolato Maschere di Paese, dove c'è, tra l'altro è girato qui a colori quello, è girato a colori e dove si ritrovano questo tipo di ballo e di maschere che proprio sono oltre alle note maschere dei boys, dei merdoli, dei cose. Però siccome allora il carnevale era una cosa, come dire, siamo sera seria. Vabbè, tra l'altro ha nominato proprio Fiorenzo Serra e si è conosciuto con Benson proprio nell'occasione del carnevale, dalle lettere appare anche questa conoscenza. Questa è un'altra tipologia con maschera con capigliatura aggiunta. E questo è il rito che insomma, tutti quanti siamo passati. Chi non è mascherato viene subito sequestrato. Ricordo il municipio quando era affida da bere. Esattamente. Poi vabbè, viene fatto il contrario, nel sì, senso che viene fatto. Giorno il contrario. Ci siamo passati tutti benissimo. Questo è sempre lo stesso signore che viene sequestrato. La cattedrale incombe sempre su molte fotografie. La spontaneità poi si vede anche dalla scelta degli abiti, di qualsiasi... Questo è il momento del bar, nuovamente. Già le prime tutte da Meca Meccanico. Gruppo con asino e bambini. Questo è bellissimo perché si vedono anche in primo piano i campanacci, che nell'altro era un po' in secondo piano. E questo sicuramente lo conoscete, so che di cognome fa Denti, non so il nome. È un costruttore di maschere, infatti sono... Cipollone. È il nonno di Paolo. No. Sì. E questa è una fase della costruzione della maschera. Qua siamo già a un livello più raffinato, sta già andando avanti con la procedura. Immagino che sia una maschera poi con corna lunga perché ha lasciato una parte. Verdure questa? La taglia dopo. Ah, la taglia dopo. Ah, ne fa due. Questo è un primo piano bellissimo, tra l'altro. Strumenti fotografati, questa purtroppo il negativo è andato un po' male, ma si è salvato. Queste sono tre immagini invece di tutto il materiale che Benson ha raccolto negli anni che è stato in Sardegna e poi ha portato a Copenaghen. A Copenaghen in un primo momento è stata organizzata una mostra etnografica di oggetti, quindi anche una mola, quindi anche notevoli, e di fotografie, che poi sono le stesse che in realtà stiamo vedendo. In un secondo momento il materiale è stato poi donato al Museo Nazionale di Copenaghen, questa è un'altra prospettiva della mostra, ed è tuttora presente negli archivi. Sì, sì. E tra l'altro c'è infatti l'ultima sala dove sulla sinistra ci sono le maschere ottanesi. Maschere ottanesi che Benson ha acquistato e da una cronaca, da una lettera dice le sto acquistando perché ho paura che vadano perse perché stanno arrivando i primi turisti. Quindi stanno arrivando persone che acquistano questi oggetti per poi farli sparire, quindi io li blocco. Infatti la maschera, la prima fila in alto a fianco a quella nera, nella foto successiva è stata acquistata ed è questa che indossava questo bambino durante il carnevale. Purtroppo Benson è mancato a 35 anni, è morto nel 71 e ha lasciato moltissimo materiale, sia fotografico, filmato e registrazioni audio. Questa è la foto che abbiamo messo all'inizio, qua la stiamo riprendendo, è il momento in cui Benson è partito per la Sardegna con il famoso sidecar camuffato in cassone per gli attrezzi. E queste foto assieme ad altre saranno presenti a Copenaghen nel mese di aprile. Il 3 di aprile inauguriamo una mostra dedicata appunto
al lavoro di Benson in Sardegna, quindi riportiamo un po' il materiale fotografico, filmato e anche gli oggetti, soprattutto le launetas che ha recuperato, e le portiamo a Copenaghen per una mostra all'Istituto Italiano di Cultura. Abbiamo chiesto al Museo Nazionale di Copenaghen di avere almeno in prestito le maschere e le lignee. Questo ancora siamo in attesa della risposta, sarà molto difficile, però probabilmente riusciamo a portare qualcosa da qua in modo tale da documentare anche il passaggio di Benson ad Ottana. Questo vi ringrazio, grazie ancora. Papà. Mario. Luca. Io devo fare complimenti, ma non avevo dubbi, all'associazione Scandola e il gruppo di Dario Piana, perché da anni lavora su queste cose e ha voluto assolutamente raccogliere la memoria e l'attenzione appunto che Weiss Benson ha avuto nei confronti della Sardegna, oltre come la raccolta delle tradizioni etnomusicologiche, in particolare sulle launetas. Diciamo che negli anni 50 disporre di un registratore era una cosa complicata. Io avevo la fortuna di avere un gelosino che mi consentiva appunto di fare la stessa cosa. Ma quello che noi sardi, per chi è sardo deve fare una piccola riflessione, che molto spesso c'è per nella nostra cultura, nei confronti della nostra, l'attenzione di studiosi esterni alla Sardegna e molto lontani dalla cultura, diciamo, di tradizione neolatina. E, per esempio, il migliore studioso della nostra lingua sarda non è un sardo, è un tedesco, tutti lo sapete, lo conoscete come nome, si chiama Max Leopold Wagner, ed è giunto qui in Sardegna dal 1906, ha girato in lungo e in largo la Sardegna, ha scritto tanto sulla Sardegna, ma ha scritto soprattutto il DES, il Dizionario Etnologico Sardo, che è la fonte essenziale e importantissima per la nostra tradizione linguistica, eccetera, eccetera. Sì, c'erano stati altri studiosi, dallo Spano e così via, che si erano occupati del problema linguistico, però sul piano scientifico è stato soprattutto appunto vago. Adesso, per procedere, altrimenti facciamo notte, perché su queste cose ci sarebbe da dire tanto, sì, io dovrei, come dire, introdurre. Siamo così, no? Siamo a questo punto.